Bentrovati con Baschettiamo e andiamo a vedere subito che cosa è successo in questo fine settimana molto importante per i due campionati nazionali A1 e A2. Cominciamo con il girone nord della serie A2, quindi la linea subito a Franz Pinotti. Carugate Treviso, che hanno già giocato in precedenza, ha vinto Carugate. Partiamo da Carugate e Treviso, che avevano giocato mercoledì, se non erro. Sì. E una bella partita, tra l'altro una partita molto combattuta, tirata, che a un certo punto ha visto, prima dell'inizio dell'ultimo giro di lancette, un 49-48 per Carugate, quindi veramente molto molto combattuta fino alla fine, risolta dalla solita Tulonen, nel senso che rappresenta in questo momento buona parte della parte offensiva del Carugate in generale, anche se in questa partita sia Meroni che Canova hanno veramente portato non solo il loro mattoncino, ma insieme a tutte sono andate a segno in questa partita, hanno contribuito a una vittoria assolutamente fondamentale per Carugate, perché si inserisce nel discorso playoff, che è molto importante. Peccato per Treviso, dal punto di vista di Treviso naturalmente, che nonostante la mancanza della straniera Moravcikova riesce a stare in partita e quasi per poco anche vince. Anche qui una grandissima partita di De Giovanni, Zanni, Vaideni, insomma tutte quante evidentemente con l'assenza di Moravcikova hanno, come dire, messo un qualche cosa in più, no? Evidentemente, e l'allenatore, il nuovo allenatore di Filippo Rossi, ne ha tratto sicuramente giovamento. Purtroppo è ancora a 0 punti in fondo alla classifica, e vedremo però che cosa succederà nel prossimo futuro. Molto bene Carugate, che guadagna 2 punti fondamentali. Ponzano Torino 5-5-5-3, con Torino che si avvicina alla vittoria, ma rimane sempre a 0 punti. Guarda, anche qui sia Torino che Treviso, diciamo così, nelle ultime partite hanno dato filo da torcere a chiunque fosse la propria contendente. Questa volta è toccato a Ponzano fare veramente fatica con Torino, a dimostrazione che sia Torino che Treviso stanno così prendendo un po' le misure di questa Serie A2, e che, abbiamo detto molte volte, questo girone nord è veramente complicato quest'anno. Ci sono tante squadre di altissimo livello ed è livellato verso l'alto, non so come dire, per cui è chiaro che si fa molta più fatica che negli anni precedenti sia a vincere che a trovare una condizione, una forma propria in classifica. E Ponzano comunque prende 2 punti, anche questi d'oro, per concorre per i playoff anche Ponzano. E su Ponzano, guarda, ce ne sono 4 in doppia cifra: Recifina 10 punti, Giordano 10 punti, Gobbo 12, Van der Keul 14 con 13 rimbalzi, 19 di valutazione, la migliore delle proprie. Sono 2 punti d'oro, perché ripeto, davvero non ci sono partite facili. Ecco, per Torino Salvini 13, Bevolo 14, però qui c'è da segnalare ancora Colli non presente, Vai ma non proprio in perfette condizioni. Insomma, recuperano una, ne perdono un'altra, non è facile per Torino. Credo che andrà sul mercato adesso nel periodo di Natale, perché qualche piccolo problema ce l'ha, insomma, di organico. E nulla, ed è tutto da rimettere in gioco per il fondo classifica, mentre sia Ponzano che Carugate, diciamo che puntano decisamente ai playoff, e queste vittorie per loro due sono fondamentali. Parliamo di Udine-Milano, una partita che noi di Milano abbiamo veramente... Che fino al 39esimo era una partita, poi punto a punto. L'abbiamo buttata via, perché a 5 minuti dalla fine, a più 9, è una partita che non devi perdere mai. È vero, se si può metterla come scusante, ma ci credo poco, è vero che ci hanno fischiato 9 falli contro ed eravamo 4-0 a 6 minuti dal termine, per cui ogni fallo erano 2 tiri liberi, si vede gli ultimi 6 minuti. Udine sempre tiri liberi, pian pianino ci ha rosicchiato, ma noi, ed è colpa nostra, e ha meritato Udine, perché noi non siamo riusciti a capitalizzare molti rimbalzi d'attacco, abbiamo sbagliato veramente tanto, e soprattutto Vida credo che abbia fatto la peggior partita. Questo te lo dico perché a volte le statistiche tradicono,
tradiscono un po' la performance, perché uno dice 12 punti, 12 rimbalzi, ma che brava è Mejidida. No, malissimo, perché ha fatto 6 su 21 da 2. Ora, se io e te, Pietro, tiriamo 21 tiri con gli occhi chiusi da sotto canestro, mi sa che 6 li facciamo. Per cui questo è un grosso problema, per carità, è una partita, è un'atleta straordinaria, si riprenderà, è solo che è peccato che bisognava vincere questa di partite e poi le prossime ci penseremo per le prossime. Brava Guarneri, brava Elisabetta Penz, le altre veramente in ombra, anche Beretta non molto bene. E da loro invece mi è piaciuta molto Blasig, che pure all'inizio eravamo riusciti a contenerla, tant'è che il primo quarto è finita 16 a 10 per noi con una grande difesa su di lei. Poi è entrata Turel, che anche lei ha fatto una grandissima partita con 14 punti in 31 minuti. E poi mi è piaciuta davvero tantissimo Molnar, non solo per i 15 punti e 9 rimbalzi, ma sai quando la palla scotta nei momenti topici, appunto quelli finali, e lì era in cassaforte, no? A differenza della nostra straniera in cui, alla quale tremavano le mani, Molnar è stata glaciale e ci ha punito in ogni modo. Ho visto una bella squadra, ben messa in campo, ben allenata da Riga, molto bene in difesa, con le idee chiare in attacco. Secondo me Udine può veramente stupirci ancora nel futuro. Noi, io credo che siamo una squadra da primi quattro posti, lo dico dall'inizio dell'anno, probabilmente alla fine dell'anno, magari chi lo sa, magari facciamo una finale come l'anno scorso. Il problema è che però ci sfugge così maldestramente questo primo obiettivo stagionale a cui tenevamo tanto, ma che evidentemente rimane molto stregato per noi. Complimenti a Udine. Capiamo invece che Scrivia fa sul serio, come hai detto tu, e non lascia scampo all'Acciaieria Valbruna Bolzano, 72 a 50 alla fine. L'ennesima ottima, bella partita. Scrivia l'abbiamo vista in difficoltà nei mesi scorsi in un paio di partite, ma ha portato a casa il risultato, e questa è la differenza tra una grande squadra e una squadra minore. E quando tu sei in difficoltà e porti a casa dei risultati importanti, punto, due punti, cinque punti, anche quando le cose non girano come tu vorresti, questa è una squadra solida, una signora squadra. Ora, chiaro che a Bolzano mancava di tutto e di più, senza le due fuoriuscite, però avevano questa prima partita di Ghilavogli, che infatti si è rivelata un ottimo acquisto, 13 punti, 6 rimbalzi, 18 di valutazione, sicuramente la migliore tra le bolzanine, e quindi c'ha di che ben sperare il coach Pezzi Alessandro, perché ha preso veramente una giocatrice che a loro mancava, un 4 mancava effettivamente. Mentre Castelnuovo, cosa vuoi dire? Angelo 14, Rulli 13, Bonasia 12, Colli 14, Gatti 10, insomma 5 in doppia cifra, e hai già detto tutto, valutazione 91 a 34, non c'è storia, 49 rimbalzi contro 29 di Bolzano, non c'è storia. Castelnuovo ci stupirà ancora, ci si farà un gran campionato, quindi tutto ancora da vedere, e Bolzano da rivalutare nelle prossime partite. Non abbiamo apprezzato bene la partita, nonostante questo siamo riusciti a portarla a casa, male sicuramente in difesa, soprattutto sulla transizione difensiva, dobbiamo lavorare ancora molto. Speriamo, adesso sicuramente andremo a festeggiare, però in campo lunedì c'è da rivedere alcune cose. Cico Sacchi e il suo Bolzano tornano al successo, lasciano al palo Vicenza, che a questo punto non è solo un inizio difficile di campionato, ma qualche problema ce l'ha. 10 giornate, avere 4 punti in classifica, sai, Vicenza era una semifinalista dell'anno scorso e tutti ci aspettavamo sicuramente qualcosa di più. Sappiamo che la squadra è stata costruita con una criticità nel reparto lunghe, perché sono molto giovani, seppur brave le ragazze di Vicenza, però si sperava un qualcosina meglio. E ti segnalo però, come avevo già detto settimana scorsa, che Bolzano, quando recupera tutte le sue giocatrici, è veramente una squadra molto molto importante. E Ovner è tornata sulla sua, noi l'avevamo marcata benissimo, brava Guarneri a marcarla con raddoppi,
di grande difesa intensa, questa volta 26 punti, 14 rimbalzi, 31 di valutazione incontenibile, una delle straniere migliori del campionato. Assentato è una specialista da 3 punti, fa 16 punti anche lei, e poi c'è Vella che ritorna sui suoi canonici standard, 11 punti molto utili anche in regia, ma molto bene Cremona in regia per Vicenza, davvero, e questa volta, come spesso accade, si salva Villarruel con i 18 punti per 12 di valutazione. Un segnale positivo da Crisantido, questa 99, che secondo me ha un grandissimo talento, una ragazza da tenere d'occhio, però ancora un po' grezza, ancora bisogna lavorarci tanto, che però fa vedere 14 punti in poco più di 29 minuti per 16 di valutazione, forse la migliore delle sue. Diciamo che Vicenza ha tutte le capacità, sia tecniche che di roster, per tirarsi fuori da questa situazione. A volte si scende anche in situazioni di un loop, li chiamo io, no? Sono dei loop negativi, per cui le cose sono, in alcuni momenti non vanno bene neanche a fare carte false. È un momento che passerà. Sicuramente Vicenza è una squadra da playoff, anche se tornasse sul mercato in Natale per cercare un 5 vero, un 5 importante, è già comunque una squadra che può tranquillamente non stare in fondo alla classifica, ma puntare un po' più in alto. Mentre Cicco Sacchi, onestamente, può anche veramente tirarsi fuori dalle pastoie dei play-out, ma mirare anch'essa ai play-off decisamente, perché ha un roster di tutto rispetto. Give a damn about a hater when I feel like it. Bella vittoria oggi, veramente siamo molto contenti, soprattutto delle reazioni che hanno avuto le ragazze durante l'arco della partita. Ovviamente Vicenza, piena di giovani ma anche di giocatrici esperte, hanno provato a agganciarci qualche volta, soprattutto nel finale quando eravamo sotto di due, c'è stato un attimo, però abbiamo reagito un'altra volta. Oggi è stata veramente la partita delle reazioni e siamo molto contenti di questo perché ho visto Vicenza mettere nell'ultimo quarto, mettere proprio sul fisico e lì noi siamo sempre un po' carenti. Invece oggi è stata veramente una bella reazione, è stata a livello fisico anche nostro, nel tenere e nel dare anche qualcosa fisicamente. Abbiamo fatto delle penetrazioni verso canestro che di solito magari non ci azzardavamo a fare, invece oggi sono state importanti. Ci hanno portato dei canestri, qualche volta no, ma comunque la reazione, comunque la mentalità è quella che ci piace. Certo, posso confermare perché ne abbiamo prese, vabbè, le abbiamo anche date, ma è stata una vera e propria battaglia. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile e siamo contente. Come diceva Klaus, la cosa che ci ha dato energia è stato vederci unite e insieme salire di nuovo su nei momenti di difficoltà. Ed era una cosa che non facevamo da tanto, anzi era forse è un nostro difetto, quindi vedere che ce l'abbiamo fatta a reagire insieme è stata veramente una cosa bellissima e adesso vogliamo sia vittoria e continuiamo a lavorare duro. Seeing you niggas flexing and finessing the shit, you know I ain't never ate. Been seeing you shining, all that designer, you ain't get your little bro plate. That's how I know you fake, bitch. That's how I know you fake. Get it straight. E non ce la fa Mantova a fermare la corsa della Brixia. Alla fine perde di 8, ma ha giocato per 3 tempi alla pari. Guarda, entriamo nelle partite che contavano questa settimana, a parte Udine e Milano, con Milano che ha fatto veramente molto male, ma poi Brixia Mantova e Crema Alpo erano le partite che dovevano definire questo rush finale per la Coppa Italia. Brixia, secondo me, è una squadra molto, molto matura. Anche questo 69-61 ci dice quanto è veramente difficile giocare contro Mantova, no? Quanto è complesso, tant'è vero che all'inizio dell'ultimo quarto erano 48 a 55 per Mantova, con secondo me una sontuosa Llorente, una fantastica Monica, 20 punti Monica, 16 Llorente con 11 rimbalzi, e dava veramente del filo da torcere a una Brixia che, ripeto, è veramente solida. Turmel 15 punti e 20 rimbalzi, ragazzi, 29 di valutazione. Eravamo abituati a 45-46 ultimamente, cioè, ormai abbiamo anche
la puzza sotto al naso se non fa cose straordinarie. È una giocatrice straordinaria, sta facendo molto molto bene, e insieme alla sua compagna di reparto Marta Scarsi, che fa 12 punti e 10 rimbalzi, combinano per 27 punti e 30 rimbalzi in due, e insomma ti dice come abbiano giocato molto bene. Poi c'è questa Bonomi, Benedetta, che ha fatto un'altra grande partita, ha portato i suoi 11 punti, molto utile. Il fatto di averla recuperata nelle ultime tre partite da coach Zanardi, veramente un roster molto completo. E Mantova, guarda, non deve più stupirci onestamente, perché occupa una posizione in classifica che è lì a metà classifica, intorno al quarto, quinto, sesto posto, ma è strameritata questa posizione, è veramente una fatica quando vai a giocare da loro, e cominciano anche a fare molto bene in trasferta, hanno vinto con Verona, hanno messo alle corde Brixia, poi chiaramente Brixia ha anche un roster molto più completo, ma veramente forse era la sorpresa, se possiamo già cominciare dopo 10 giornate a dire la sorpresa dell'anno, in questo momento è Mantova. Sorpresa non è, ma aumentano i distacchi quando gioca, è Crema, che ne dà quasi 40, 40 esatti, anzi, al Malcapinato Alpo con tutti i suoi problemi, ma 40 punti sono 40 punti. Allora, se non dico una sciocchezza, è la terza partita però che Mirko Diamanti non va in panchina, non so se ha un'indisposizione, che tipo di problemi, almeno... Non so se mi sono perso qualcosa, ma non ho trovato nulla, però insomma. C'è ancora Coach Piazza in panchina, che sta facendo comunque molto bene, evidente che dietro c'è Mirko Diamanti, il suo lavoro, però ragazzi, mettere 6 giocatrici in doppia cifra e con 11 da lì, 17 Melchiorri, 18 Nori, 10 Conte, 22 Papalardo, cioè partita straordinaria con 30 di valutazione, perché prende anche 9 rimbalzi, e 21 Liga 20, insomma... lo diciamo all'inizio dell'anno, è una schiaccia sassi, sicuramente ha approfittato delle scarsissime rotazioni di Alpo, in cui una generosissima Marangoni fa 40 minuti di gioco, 24 punti, e poi poco più, perché hanno Paccioschi, Rosignoli, Soglia che non sta tanto bene, hanno ancora fuori Mancinelli, sappiamo dell'infortunio di Franco, Vitari non ha giocato, quindi il povero coach Soave maltra questa partita, ma aveva veramente delle armi spuntate, come gli indiani che vanno con le frecce contro i guerrieri col bazooka, no? Permettimi questo accostamento, ma davvero non era la partita questa per dirci chissà che cosa di Alpo. Alpo ha fatto grandi partite finora, ci ha abituato anche a ottime prestazioni giocando in 6 con Crema, che ha nella stesso roster due quintetti di Serie A2, non ti puoi permettere di giocare con poche ragazze, perché queste ti pressano per 40 minuti cambiandole in continuazione, non c'è storia per nessuno. Gran partita di Crema, Alpo sicuramente da salvare, non vuol dire nulla questo tipo di sconfitte, sono ben altre le partite in cui vedremo una grande Alpo. Da Pinotti a Bondi, cioè andiamo da nord a sud e andiamo a capire che cosa è successo nel girone, che ovviamente per vicinanza geografica seguiamo più da vicino. Spezia, che raggiunge la testa della classifica, sfruttando anche la sconfitta della capolista, che ne parleremo dopo, San Giovanni Valdarno, Spezia Calamelio del Cus Cagliari, 67 a 51. Sì, vince Spezia con merito, anche se Cagliari ha retto botta fino al secondo quarto, alla fine del primo tempo era 35-30 per Spezia, che stava facendo bene, ma le cussine rispondevano altrettanto bene. Poi però c'è stato questo parziale devastante nel terzo quarto, evidentemente Cozzolini negli spogliatoi ha dato le indicazioni che meritavano evidentemente in quel momento, perché c'è stato questo parziale di 23-8 nel terzo quarto che di fatto ha chiuso la partita, perché più 20 alla fine del terzo quarto, di conseguenza partita finita, come è stato poi per 67-51.
Bene Zulfanelli con 16, Templari 11 e la solita Serino con 13 punti. Percus Cagliari, Prosperi 11 e Caldaro 10, ma sicuramente poteva provarci, doveva provarci Federico Sciascia, però non è questa, io credo, la partita che avrebbe dovuto vincere per Spezia, una squadra prima in classifica, una squadra che sta viaggiando col vento in poppa, che sta facendo cose decisamente importanti. Oltre 160 punti segnati dalle due squadre. Vince Patti alla fine di un punto, 82-81 a Capri, con tanti capovolgimenti di fronte e gara sicuramente con difese allegre. Beh, ma avevamo già parlato delle difese di queste due squadre, insomma, sono tra quelle più perforate, in particolare Patti. Sì, come hai detto tu, altalenante, però poi anche qui, come che nel commento precedente su Spezia Cuscagliari, anche qui c'è stato questo parziale nel terzo quarto a favore di Patti. E qui Micio ha tirato fuori quelle che sono le sue potenzialità nel tiro, sfondando la retina da tre continuamente. Ma dicevo, questo parziale di 30 a 14 sembrava aver chiuso la partita, perché dava più 11 a favore di Patti alla fine del terzo quarto. Invece le ragazze di Falbo nel quarto quarto ci hanno provato e ci sono quasi riuscite, perché erano arrivate a 3 punti, a 70, sì, 79-82, a 3 punti dalla possesso praticamente di differenza a 1 minuto dalla fine, poi facendo oltretutto successivamente il canestro che gli è valso il meno 1, perciò ci hanno provato. Però Patti è sicuramente un'altra squadra. Ieri Botteghi e Micio in 2 hanno dato 34 punti, questi sono numeri importanti. Oltretutto, ripeto, Micio l'ha fatti in questo terzo quarto, quando ha un attimo fatto piegare le gambe alle ragazze di Falbo. E poi di questo ci ha abituato fino adesso a numeri importanti. Verona, secondo me, con la presenza di Micio, in particolare di Micio, ma anche di Botteghi, Verona sarà una che riuscirà a dare ancora di più di quanto ha dato fino adesso, che è stato tanto, perché le altre squadre hanno altri motivi per cui preoccuparsi. Comunque credo che alla fine Patti la partita l'abbia meritata, se non altro perché appunto ha giocato questo terzo quarto molto molto bene. Ha sofferto nel quarto, però poi alla fine l'ha portata a casa la partita. È andata male, perché poi alla fine è una sconfitta di un punto. Qualche cosa di positivo c'è stato, però troppi alti e bassi. Certamente abbiamo iniziato male, poi abbiamo ripreso la partita, siamo andati avanti. Ci hanno anche un po' penalizzato nel terzo quarto la loro percentuale da 3, dobbiamo lavorare su questo. È chiaro che le ragazze hanno dato tutto quello che avevano. C'è stata una reazione, però non basta, purtroppo non basta, dobbiamo in qualche modo uscire. Certo, anche perché oggi era ancora il campionato è molto equilibrato, ma anche molto severo, nel senso che ogni errore difensivo viene punito, e quindi abbiamo un po' fermi anche, però la reazione c'è stata. Possiamo imputare niente alle ragazze che hanno dato tutto quello che avevano. Diciamo che hanno sofferto anche un po' di confusione arbitrale, perché c'è solo che non si è capito. Soprattutto perché si è perso un ritmo. Gli arbitri, sai, non voglio parlare, perché poi per carità, alla fine dobbiamo vincere noi sul campo le partite, a prescindere dall'arbitraggio. Arriva la Feppa, l'ultima prima di Natale, Civitanova, vediamo cosa ha fatto stasera. È importante questa, sarà ancora più importante la prossima. Certo, anche se poi il calendario vi dà altre 2 giornate, una fuori,
tantissima materia che fa ancora due partite a casa, quindi, però è chiaro che partite a casa è chiaro che è chiaro che poi dobbiamo essere così pronti e reggiti perché altrimenti finire poi in basso a classifica è molto più difficile. Allora, Giuliano Emicio, vi ritroviamo sui campi dal nord e dal sud. Però facciamo che 5 su 5 oggi da 3 tanto per presentarsi qui a Napoli ha contribuito con il tuo mattoncino a questa vittoria. Sì, dovevo un po' riprendermi da shock del freddo. No, sì, diciamo dal gioco di su e fortunatamente poi lavorando la settimana scorsa già stata un po' così, fortunatamente lavorando poi con gli allenamenti mattina e sera ho sto riacquistando più fiducia che avevo diciamo perso e fortunatamente anche noi ce l'abbiamo portata. Adesso giocate? Giochiamo sabato col Cagliari alle 19 a Patti, tosta però tutti a vedere ovviamente la partita anche perché sarà tosta e comunque adesso per non ci può fallire perché è esatto, noi dobbiamo continuare la questa sia così scendo il croce esatto. Per fare una perché sennò a Natale non ce l'andiamo a casa. Quindi dobbiamo portare a casa questa partita per continuare questa scia positiva perché siamo una squadra in crescita e dobbiamo riuscire a fare un passo alla volta. Come ti sei ritrovato con l'ex capitano? Attuale? Benissimo, come se non ci fossimo mai perso. Diciamo che il feeling che c'era qualche anno fa c'è ancora, sta tutto nell'amalgamarci tutte e dare il massimo. Dovreste ripetere. Io non l'ho detto. Un passo alla volta. Grazie. Grazie. Un buon Natale. Ci vediamo. Allora, capocannoniere della partita, del campionato, non ci sono più aggettivi. Capitano, avvocato. No, ancora no. Ancora no. Allora, niente. Sbaglieremo. Comunque, sicuramente una vittoria molto sudata. Anche se all'inizio la partita bene, 11-2, poi sotto di 6, poi avete recuperato nel terzo periodo e poi alla fine così giocata, un po' così col killer instinct. Ci piacciono le vittorie sofferte. Di chi voleva perdere che non c'è riuscito, di chi voleva vincere non c'è riuscito. Allora alla fine così. Allora, finalmente per parte serie comunque fattata, siete tutte, qualcun altro. Però questo potrebbe essere sicuramente un gruppo che sta prendendo una nuova forma, diciamo, chiaramente abbiamo bisogno di come di diceva terra. Massimino della famosa marca che voleva comprare, una battuta storica oramai di tutti gli sport e soprattutto Coach Buzzacca ritrova dal cilindro qualche coniglio per poter fare qualche canestro così. Le due arrivate insieme a te diventate quasi imprendibili perché ci sono stati dei momenti, ma solo momenti, nella gara che hanno messo la palla a girare bene e andare a fare canestro. È sulla costanza che dobbiamo lavorare un po' di più, sicuramente abbiamo dei momenti in cui riusciamo a fare parziali e poi momenti in cui invece perdiamo troppi palloni e non gestiamo bene. Questo è sicuramente un punto su cui lavorare, però non ti faccio da casa. No, sono lunghi e lontani. Poi per mettere una battuta e qui la chiediamo, tu sulla costanza devi lavorare. Io ce l'ho in famiglia. Grazie a te. Chiudi questo, una partita finita di 6 punti, ma Delica che ha tirato, ha fatto 11 su 22 a tiri liberi, cioè tiri liberi al 50%, tiri liberi al 50% in Serie A 2 secondo me, è una cosa che deve far pensare molto molto il coach e tutte le giocatrici. Per Umbertide bene, nel Cabrini bene con 17 punti, 20 di valutazione, 3 su 6 da 2, 3 su 6 da 3, cioè un tiro col 50%, Morigoni 10, Baldi 14 e Cotnix 7 punti e 10 rimbalzi. Se vogliamo così andare a trovare il pelo, giornata sicuramente non felicissima per Giudice che
ha fatto 1 su 9 al tiro, 1 su 5 da 2, 0 su 4 da 3, insomma sono numeri che non le appartengono, sicuramente ritornerà già magari dalla prossima partita su quelli che sono i suoi livelli standard. Siamo con coach Orazio Cutugno al termine della partita persa dalla Halle Thunder Matelica per 49-56 con la bottega del tartufo Umbertide. Coach, vista la situazione precaria a livello di organico della sua squadra, aver tenuto testa alla solida Umbertide per sostanzialmente 40 minuti penso che sia già un bel motivo di soddisfazione. Sì, assolutamente, non abbiamo mai mollato, questo è un dato di fatto che ci fa grande onore. Le assenze non sono un alibi, anche perché abbiamo giocato fino agli ultimi due minuti rimanendo in partita, quindi senza grosse difficoltà. Alla fine ovviamente Umberti della spuntata per un po' di esperienza e di qualità in più, e anche oggettivamente di percentuali al tiro migliori rispetto alle nostre. Una buona difesa si è vista, anche delle soluzioni nuove. Soddisfatto di questo, di quanto fatto in retroguardia? Sì, sicuramente volevamo togliere il ritmo a Umbertide, perché giocano appunto con grande qualità, con tante situazioni dinamiche, per cui provare a fermarle, a rallentarle era il nostro obiettivo. Ci siamo parzialmente riusciti. Grazie mille coach, in bocca al lupo. Grazie. Partiamo da questa vittoria molto larga del Selargius a Civitanova Marche, 8-4-4-7. Beh, è stata veramente una partita senza storia, nel senso che Selargius pronti via 14-27, secondo quarto 24-44, perciò partita senza nessun problema per le ragazze di Fioretto. Qualche considerazione comunque da fare, perché allora intanto Civitanova la quarta sconfitta consecutiva, questo preoccupa. Secondo me dovrebbe far preoccupare un attimo. Ma la cosa, la sottolineatura in questo risultato, leggevo le percentuali di Selargius. Selargius ha tirato con il 54% da 2 e con il 56% da 3, cioè 10 su 18 ha fatto. Allora, fermo restando il merito per le tiratrici sarde, però io credo che comunque forse è mancata pure un po' di difesa, insomma. Poi vado a vedere, vedo 47 rimbalzi per Selargius, 26 rimbalzi per Civitanova. Tutti questi tiri con queste percentuali vanno, secondo me, con appunto queste percentuali, 56% da 3 e altrettanto da 2, vanno oltre quelli che sono la tecnica individuale delle singole giocatrici. Insomma, probabilmente c'è stata una difesa abbastanza così, non sicuramente non all'altezza. Bene hanno fatto le ragazze Rosellini per prima, Data Ex, a fare quello che hanno fatto, giustamente come hanno meritato. Tre persone in doppia cifra: Ceccarelli, Zico, 4 Rosellini e la Bab, e Cutrupi con 5 punti e 16 rimbalzi. Cutrupi sta facendo un campionato veramente. Già l'anno scorso ha fatto vedere qualcosa, però l'abbiamo già detto. Adesso ha preso proprio, diventata proprio padrona del pitturato. Non scende mai sotto la doppia cifra nei rimbalzi, sta spesso in doppia cifra anche con i punti. Bene per coach Fioretto questo. Eccoci con coach Donatella Melappioni, siamo qua con lei per commentare la prestazione della FEBA. Allora Donatella, oggi ecco, probabilmente non era facile contro una squadra così fisica. Ci avete provato, avete anche magari fatto delle buone cose, poi però alla lunga San Salvatore Selargius è venuta fuori.
Eravamo consapevoli di questa nostra defaillance, perché a livello fisico siamo decisamente inferiori a questa squadra. È una squadra contro la quale noi paghiamo centimetri e chili in ogni ruolo. In più, questa è una squadra che per giocare gioca a ritmi alti e ovviamente quando si trova ad affrontare una compagine come Selargius, che ha persone espertissime, perché insomma il quintetto è un quintetto decisamente esperto, e sa dove far girare la palla, sa dove trovare la finalizzazione dell'azione d'attacco. Quindi ovvio che con una squadra così giovane, praticamente un under 19, con subito penalizzata per falli, l'unica esperta che abbiamo che è la Trobbiani, quindi con le ragazzine che pur facendo il loro massimo sono strutturalmente, fisicamente esili, abbiamo tenuto il campo, abbiamo fatto il nostro massimo. Io sono molto fiera delle ragazze che hanno giocato, perché comunque non hanno mollato mai, perché non hanno mostrato cedimenti, e se abbiamo dei rammarichi perché dovremmo aggiustare tante cose, però di fondo questa è un'occasione per far crescere le nostre giovani. Perfetto, grazie mille Donatella, poi ci rivediamo in campo. A presto. Con coach Roberto Fioretto della Techfind San Salvatore Selargius, siamo qua con lui per commentare la vittoria della sua squadra. Allora coach, è arrivata un'altra vittoria che conferma un po' il vostro buon trend in questo momento. Maria, ecco, avete fatto un po' fatica all'inizio, poi però siete venute fuori bene alla distanza e avuto anche risposte positive da tutte quante le sue giocatrici, visto che sono andate praticamente tutte quante a punti. Sì, abbiamo avuto un inizio un po' difficile perché l'aggressività degli avversari era molto alta, quindi hanno avuto un buon impatto alla partita. Noi sapevamo che avremmo dovuto affrontare un tipo di partita di questo genere, per cui siamo rimasti un attimo spiazzati, però poi siamo riusciti a prendere un po' le contromisure e siamo riusciti ad andare avanti a mantenere questo vantaggio. Sì, come ha detto lei, siamo molto contenti perché tutte sono andate al referto, tutti hanno dato un apporto importante, quindi per noi è una grande soddisfazione. Perfetto, grazie mille coach, buon proseguo del campionato. Grazie a voi, arrivederci. Nico Basket Battipaglia 7-2-6-6, Battipaglia che lotta fino alla fine e poi dopo si arrende con un finale disastroso alla Nico Basket. Sì, hanno Battipaglia stranissimo, però torniamo al discorso di sempre, se Podolicchio, che anche ieri ha cantato e portato la croce, non viene assistita dalle altre, alla fine per forza devono uscire fuori questi risultati, perché nei primi due quarti Battipaglia ha fatto benissimo, 23-12, perciò più 11 alla fine del primo quarto, 42-30, più 12 alla fine del secondo. Nel terzo ha subito un parziale di 25-18, nel quarto 17-6, cioè hanno piegato letteralmente le gambe le ragazze campane. Abbiamo già detto l'altra volta che se tutte le giovani non danno il giusto contributo, diventa veramente un percorso difficile. La cosa che possiamo dire, che dobbiamo dire, che Nico, le ragazze di Nietu sono state brave a non perdere il filo già nei primi due quarti, anche quando stavano sotto, e poi nel terzo e quarto piazzare questi parziali che gli ha permesso di portare via la partita. Marchini 10 punti, Giangrasso 20 e Saric, la croata, molto bene con 18 punti. Oltretutto Battipaglia ha tirato pure discretamente bene, perché hanno fatto 6 su 20, cioè il 30% nel tiro da 3, hanno fatto il 53% nel tiro da 2, hanno fatto 20 su 38, che non è una cosa da poco. Io insisto sul fatto, ecco, magari rimbalzi, 31 Battipaglia, 40 Nico Basket, poi sono un po' quelle le cose che alla fine, queste partite finite per pochi punti che fanno la differenza. Insomma, manca sempre qualcosa,
per le ragazze campane per fare appunto la quadratura del cerchio, però credo, se come abbiamo detto già l'altra volta, se il presidente Rossini farà un piccolo sforzo mettendo un paio di persone di magari di esperienza a supportare le giovani oltre a Posolicchio, io credo che nel girone di ritorno potremmo vedere cose sicuramente diverse da parte delle ragazze di Battivaglia. Siamo con Francesco Gnezzu al termine della gara con la mini basket Battipaglia. Si stava parlando che siamo tutte e due senza voce, una partita che credo comunque sia uno sport per la pallacanestro femminile. Sì, penso che sia stata una bellissima partita, molto emozionante, magari per noi un po' più, un po' meno, ma sono molto soddisfatto perché oggi una partita che si era messa molto male nel primo tempo, abbiamo avuto una reazione da tutte le ragazze e questo mi fa molto ben sperare perché fa capire quanto questo sia un buon gruppo. Derby toscano che vede vincere Coach Corsini, cioè Firenze, 7-2-6-5 con la sconfitta della capolista del Aretino. Ho visto tutta la partita. Meno male. Ho visto tutta la partita e devo dire sono rimasto un po' colpito da questa situazione. Allora, primo quarto 19-18 per Firenze, secondo quarto 36 pari, a un 2 minuti, forse 3 alla fine del secondo quarto, Firenze sta peccato un parziale di 9-0, stava più 9, peccato un parziale di 9-0 e San Giovanni appunto aveva impattato su 36 pari. Rientrano nel terzo quarto, San Giovanni non è rientrato in campo, non sono rientrati in campo, loro hanno giocato soltanto i ragazzi di Firenze, hanno piazzato quel 25-4 che è stato devastante perché ha permesso a Firenze di chiudere il terzo quarto più 21, cioè 61-40. Poi che è successo? Però nel terzo quarto, evidentemente sta arrivando Natale, siamo tutti buoni, allora i ragazzi di Firenze hanno pensato per un attimo di come si dice, contraccambiare l'atteggiamento di San Giovanni Valdarno nel terzo quarto e hanno subito con loro un parziale, non vorrei, se ricordo bene, 19-2 di parziale era, permettendo appunto a San Giovanni di rientrare alla grande in partita. Non ho capito tante cose su quel parziale, in particolare il 19-2, perché sembrava che Firenze dovesse recuperare e chiudere la partita, recuperarla e correva conclusioni, tanti tiri da tre, tante conclusioni abbastanza strane, quando alla fine insomma, mi hanno sempre detto che chi deve correre e chi sta dietro sono quelli che devono recuperare, che devono correre comunque. Alla fine hanno mantenuto la giusta calma le ragazze di Corsini, evidentemente Corsini si è fatto sentire e hanno vinto, credo, secondo me, meritatamente. 4 persone in doppia cifra, Rossini, le due Rossini, De Cassan con 11 punti, ma da sottolineare Poggio. La prestazione di Poggio, questa è una ragazza che sta andando veramente bene rispetto all'anno scorso, secondo me sta dando molto, molto di più. Ieri 22 punti, 12 rimbalzi e 34 di valutazione, cioè insomma ha fatto una partita che è stata devastante. San Giovanni Valdarno, ha tirato con il 52% da 2, ha fatto 25 su 48. Poi da 3 fa 1 su 10, 1 su 10 dico, 3 tiri da 3 in meno, 4 tiri in 3 in meno da 3, magari con scelte diverse, fatti da 2 probabilmente avrebbero dato un risultato diverso alle ragazze di Matassini. Però questo è insomma, 10% nel tiro da 3 è una cosa decisamente, decisamente bassa, però era passo falso che ci può stare perché
ci può stare perché Firenze sta facendo un buonissimo campionato e i 14 punti in classifica lo dimostrano, sta immediatamente dopo appunto le San Giovanni Valdarno e Spezia, perciò c'è stata appunto una prestazione eccezionale di Poggio per le fiorentine, forse a San Giovanni qualcuna poteva dare di più perché vediamo Pulk che ha fatto 6 tiri, ha fatto 1 su 6 al tiro, forse qualcosa ci si aspetta qualcosa di più dalla olandesina di San Giovanni Valdarno, però è una sconfitta che ci può stare, ha meritato Firenze, bravo Corsini come al solito. Chiudiamo, Savona Vigarano, ritorna al successo Savona, sconfitta per Vigarano che cede di 6 e quindi lascia un po' spazio alle altre. 6-8-6-2. Savona è la seconda vittoria consecutiva che fa dopo quella strisciata negativa. È la seconda vittoria. Questa è una partita decisamente sì, equilibrata, insomma. È vero che a parte il primo quarto dove Vigarano ha chiuso più uno, poi secondo e terzo quarto ha visto avanti Savona. Manca sempre qualcosa a questo Vigarano. Ieri hanno tirato, ecco il paradosso poi delle cose stranissime, hanno tirato col 39% da 3, hanno fatto 7 su 18 e hanno tirato con il 32% da 2, facendo 15 su 46, insomma, sono numeri questi che obiettivamente io non mi aspetto da una squadra esperta come quella di Borghi, perché tutte giocatrici che questo campionato lo conoscono non bene ma meglio, e 32% da, per quanto possa aver difeso bene Savona, però insomma sono numeri che sicuramente devono migliorare, perché se altrimenti Vigarano rischia appunto di fare un campionato così, di continuare un campionato così. Adesso, se non sbaglio, sta 10 punti, ma insomma, secondo i programmi credo che le aspettative erano un attimo diverse. Savona decisamente bene, hanno tirato col 56% da 2, anche qui ripeto un grande merito probabilmente alle ragazze di Gagliano, ma bisogna vedere pure un attimo in difesa di Garano quanto ha saputo appunto contrastare le ragazze libere. Bene Zucciunziaia con 13 punti, Paleari con 10 punti e Zanetti 19 punti e 21 di valutazione, insomma una vittoria che ci sta per Savona, Vigarano ancora una volta da rivedere. Santino Coppa è pronto per darci le notizie su questa decima giornata della serie A1, ricordiamo che sia A1 e A2 al termine del girone di andata decreteranno le 8 finaliste per la Coppa Italia. La serie A1 finisce il girone di andata il 31 di dicembre, quindi ci siamo. Decima di A1 per quanto riguarda il basket, sentiamo ovviamente il nostro consulente tecnico, ormai è anche il vate del basket femminile, e cominciamo da Venezia a Milano, una classica in tanti sport del basket femminile, Venezia avere la meglio come società. Poi anche perché Venezia viene favorito dal fatto che Ceas comincia a giocare quando si trova sotto di 20 punti. Infatti nel primo quarto passa da 11-16 a 11-23, cioè praticamente un blackout che probabilmente gli costa la partita. Anderson sempre lucida in regia, tra l'altro realizza 15 punti partendo dalla panchina. Insomma, Venezia, pur senza brillare, porta a casa i due punti
grazie a Henderson, grazie a Endur, ma soprattutto grazie alla giovane Madera che nel tiro da tre dimostra che è la sua specialità. Proseguiamo con l'altra partita che è Faenza. Faenza, qui da Faenza ci sono nuove importanti che riguardano la panchina. Infatti Simona Ballardini ha ripreso la sua panchina che gli appartiene da sempre, l'aveva fatta in A2, poi ha provato un attimo a mettersi da parte, ma insomma lei ha tutte le caratteristiche, l'esperienza, la leadership e anche le compagne la riconoscono come leader e quindi ha ripreso il timone di questa società che diciamo da parecchi anni ormai è appannaggio della Simona, che tiene moltissimo a questo suo amore, a questa sua creatura, per cui ha ripreso il posto. L'impresa è dura perché la 1 non è la 2, la squadra pur essendo assemblata bene, ma insomma non ha le potenzialità di altre squadre, è chiaro che l'obiettivo rimane sempre la salvezza. Comunque, tornando alla partita, Ragusa ha iniziato con un approccio morbido alla gara che sicuramente gli ha creato qualche problema. Poi, insomma, la squadra di recupero dopo questo primo così blackout, ma non è la prima volta che Ragusa inizia in sordina, ha condotto la gara fino alla fine. Chiaramente Cuier è un valore aggiunto, è sempre determinante, il suo contributo è stato di 22 punti e per una delle giocatrici che sicuramente è tra le più giovani straniere e che tra l'altro ha ampi margini di miglioramento. Che è successo? Il testa coda tra Schio e Empoli. Schio, ci si attendeva un minimo di flessione da parte di Schio, non solo per le assenze Verona, ma anche Sottana. Verona che si è ben comportata anche nella partita di Eurolega all'Ente, ma la squadra che ha giocato benissimo in Eurolega avrebbe potuto accusare un calo di tensione, un po' di stanchezza, invece io quest'anno non teme nessuno e soprattutto non ha cali di tensione e questo è il motivo per cui alla fine è centrato 9 partite su 9. Mesdak è un martello pneumatico, lo è stata a Land con una grandissima prestazione al tiro, ma devo dire e devo sottolineare con piacere che in questa partita è emersa tutta il talento, ma devo dire anche l'umiltà di Del Pero, che con 4 su 6 al 3 ha dato un grosso contributo e soprattutto non ha fatto rimpiangere le titolari e ha realizzato alla fine 15 punti in 20 minuti giocati. Non è poco per una giocatrice che non solo esce dalla panchina, ma abitualmente non esce proprio dalla panchina. Quindi una ragazza che ha fatto delle nazionali giovanili di buon livello ed è ammirevole perché si allena sempre con grande determinazione, con grande costanza e al momento in cui ha avuto la possibilità ha dimostrato di essere sempre una buonissima giocatrice e tra l'altro anche abbastanza giovane. Affermare le furie Orange non bastava e non è potuto bastare la sola Jen.
la partita è durata due quarti e poi è stato un proficuo allenamento per Empoli che è attesa a test più probanti e più, diciamo, che importanti per la classifica, che in questo momento piange, infatti è sempre in ultima posizione, sempre più sola. E c'è Luca che piano piano fa passetti in avanti, è arrivato al quinto posto. E Luca quest'anno ha fatto un bel programma, ha delle giocatrici giovani, contribuisce a farli crescere, e quindi questo paga, e è serena, una squadra che è partita in sordina, ma alla fine è lì subito alle spalle delle grandi. E per Sassari siamo alle solite, la solita Shepard, grande prova individuale, non può bastare, anche se 27 punti e 25 rimbalzi. L'altra comprimaria per Sassari è Lucas, solita americana anche lei, che con 25 punti, insomma, tra i 25 di Lucas e i 27 di Shepard, praticamente 52 punti in due, dei totali 67. Luca è una squadra che durante tutto l'arco di questo campionato ha dimostrato che oltre alla punta di diamante della compagine, che è Dietrich, che ha fatto, tra l'altro, ha realizzato 20 punti e soprattutto 10 assist, ma c'è anche la giovane Gilli che continua a migliorare di partita in partita, e anche Miccoli che con qualche blackout però si mantiene sempre su un livello buono. E l'altro viaggio è quello di Broni, che perde in casa con Bologna 7-5-6-6. Sì, 7-5-6-6 Broni. Bologna fa sua la partita con soprattutto i 26 punti di Dojkic, che ormai è diventata una costante, non è più una sorpresa. Broni già prima dell'intervallo lungo aveva ceduto irrimediabilmente. Le squadre appartengono a due categorie differenti. Bologna è tra le prime otto, anzi in questo momento è seconda in classifica, e Broni invece è in zona play-out e presumibilmente dovrà difendersi coi denti e le unghie per mantenere la categoria. Campobasso, Corsaro è alla lunga, alla grande, su Moncalieri in Piemonte, 9-2-4-9. Cioè, scusa, 4-9 perché 7-2 perché si è giocato a Moncalieri, sì, quindi sì, hai detto bene. E qui stiamo al buio, quindi. L'equilibrio tra le due squadre viene spezzato tra il terzo e il quarto periodo. La Molisana, e non è nuova a queste imprese, piazza un break di 22-0 e grazie alle prestazioni tutta sostanza di Premasunac e di Chagas. Moncalieri rimane un po', cioè chiaramente il Campobasso è una realtà perché ormai è quinta in classifica. E in effetti penso che siano le prime cinque a poter avere la presunzione, la pretesa di lottare per lo scudetto. Le altre, insomma, ci sono buone squadre, ma le prime cinque, Schio, Bologna, Venezia, Ragusa e Campobasso, e soprattutto Campobasso, se continua a prendere coscienza dei propri mezzi. Anche perché bisogna dire che Campobasso forse è l'unica squadra che può contare su un pubblico che incide correttamente, ma incide molto
sull'andamento della partita. Quindi buone notizie per Campobasso. Moncalieri non è di questo livello, è un esordiente, ma comunque, ripeto, sta facendo un po' del proprio meglio, ma questo è il massimo che può fare. Ha centrato qualche risultato importante e deve essere lì attento a non perdere terreno, che potrebbe, infatti potrebbe essere risucchiato tra le sabbie mobili della classifica. Si chiude il commento per questa giornata di A1 con la vittoria di San Martino dei Luperi sull'Imonta Costa Masnaga esterna 7-6-6-9. Sì, apro con una considerazione. Io penso che Costa rappresenti un po' l'unica eccezione di una squadra che cerca di attingere e cura molto il vivaio, pur giocando in A1, ha nel proprio DNA la vocazione di costruire le giocatrici, ed è forse l'unica società in A1 che ha parecchie giocatrici che si sono formate nel proprio vivaio. Coach Saletti, oltre a gestire egregiamente l'A1, è costantemente impegnato a svezzare i talenti locali. Certo, la punta di diamante è Matilde Villa, ma io comincio a notare, non sottovaluterei nemmeno la sorella gemella, che se non fosse oscurata, si fa per dire, dalla più pronta Matilde, sarebbe anche lei un fenomeno. Non bisogna infatti dimenticare l'età delle due baby. Per quanto riguarda la partita, è presto detto. Costa non entra in campo pronta a mordere come fa poi per il resto della partita. Purtroppo il gap accumulato nel primo quarto, 10-24, è difficile poi da colmare. Oltre diciamo all'andamento della partita, accresce il divario la tripla di Russo, che allo scadere del secondo quarto piazza una tripla da oltre 2 metri la linea dei 3 punti. Poi Russo finirà con 19 punti ed è una, diciamo, in queste ultime partite più o meno una costante. Tutto il resto della gara è un seguire da parte di Costa, che alterna difesa uomo e zona. Il clou di questo inseguimento da parte di Costa si concretizza a 1:15 dal termine, quando Costa aggancia San Martino sul 69-70, uno sforzo che però viene vanificato da un canestro chirurgico di Milazzo, ottima anche la sua prova con i 18 punti, e la partita si chiude con parecchi viaggi in lunetta dall'una all'altra parte, parecchi time out, ma il risultato resta meritatamente appannaggio di Lucca, anche se Costa non ha certamente San Martino, anche se Costa non ha certamente demeritato. Bene, questo è quello che è successo. Vi ricordiamo che la 1 gioca la settimana prossima, già spalmata in 3 appuntamenti, 17, 18, 19, 20. E poi si giocherà anche poco prima di Natale e subito dopo Natale. Quindi in pratica non c'è sosta per nessuno. Fino al 5 gennaio ci saranno 3 partite. Siamo alla 10ª di campionato, Schio 20 punti, punteggio pieno, 16 con Bologna e Venezia, 14 Ragusa, e queste sono le prime 4.
poi c'è Lucca e Campobasso a 12, San Martino e Geas a 10, e queste sarebbero le prime 8, quelli della Coppa Italia, che tra tre turni, cioè entro il 30 dicembre, sarà delineata la griglia finale. Poi c'è Sassari, Broni e Moncalieri a 6, Costa Masnaga e Faenza a 4, chiude Empoli a 2. Questa è la situazione per quanto riguarda la Serie 1. Ti ringrazio Santino per il tuo sagace commento. Ci sentiamo ovviamente la settimana prossima, anche per farci gli auguri di Natale. Buon basket a tutti, grazie e buona giornata. La situazione per la settimana prossima, che è l'ultima di prima della fine dell'anno per la Serie A2, mentre la Serie A1 giocherà il 23, il 26, il 30, ancora giocherà proprio fino alle ultime ore di questo 2021. Di tutto questo vi daremo poi ragguaglio nelle prossime settimane. Con questo è tutto, buon basket a tutti, alla prossima.